Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News. Vediamo subito i titoli di oggi. Ha tirato un cavo d'acciaio ad altezza uomo in mezzo a Viale Toscana, 24enne arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. Lo ha fatto per divertimento. La richiesta di costruire un data center a Corsico di oltre 100.000 metri quadrati accende il dibattito. Lega Ambiente chiede di riqualificare aree cementificate, oggi dismesse. Bidoni incendiati, bivacchi e petardi esplosi in centro. A Cilavegna si accende il dibattito sulla sicurezza e i residenti chiedono che vengano presi dei provvedimenti. Negli ultimi 4 anni hanno chiuso oltre 400 edicoli in Lombardia con il ritmo di più di 100 all'anno. Lo studio è stato realizzato da Unioncamere. I milanesi non leggono più. Più di 1 miliardo di dolci che verranno donati alle famiglie bisognose. A Pavia il gruppo Quelli che credono nel Natale tutto l'anno ha organizzato una nuova raccolta benefica. Avete sentito dai nostri titoli in apertura la cronaca, un 24enne è stato arrestato a Milano con le gravissime accuse di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver tirato un cavo d'acciaio ad altezza uomo in mezzo alla strada. Sentiamo. Hanno tirato un cavo d'acciaio ad altezza uomo in Viale Toscana, una delle strade più trafficate di Milano. Uno scherzo folle che poteva avere conseguenze drammatiche e che si è concluso con un arresto. A finire in manette è stato un 24enne con precedenti che vive in zona Porta Romana. Assieme a 2 amici, nella notte tra mercoledì e giovedì, il giovane ha sistemato il cavo sulla carreggiata a un'altezza di circa 1,5 metri. I 3 sono stati però notati da un residente che attorno alle 2:30 si è affacciato alla finestra. Quest'ultimo ha poi chiamato i carabinieri, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. I militari hanno prima tranciato il cavo, che era stato lasciato ad altezza uomo su tutte e 3 le corsie, e poi si sono messi alla ricerca dei responsabili. Il 24enne è stato quindi rintracciato poco dopo in Viale Sabotino, mentre camminava verso casa. Una volta in caserma, il giovane ha spiegato che si trattava di un gioco fatto per divertirsi. Per lui è scattato quindi l'arresto con l'accusa di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il 24enne si trova ora in carcere a San Vittore, mentre proseguono le ricerche dei carabinieri per individuare i 2 complici. E ancora la cronaca, ancora a Milano, dove è stato espulso un cittadino egiziano, aveva aggredito alcuni passanti con il Corano in mano. Aggrediva i passanti senza motivo con un Corano in mano. L'uomo, un 33enne egiziano, è stato arrestato ed espulso dall'Italia con l'accusa di lesioni con finalità di discriminazione razziale. Il fatto è avvenuto il 14 ottobre scorso, verso le 14:30, quando gli agenti delle volanti furono inviati in Viale Monza, dove era stato segnalato un uomo che in tunica grigia aggrediva i passanti senza alcun motivo apparente. A pochi giorni dall'attentato del 7 ottobre in Israele, con un'attenzione particolarmente alta nel controllo del territorio, i poliziotti arrivati all'incrocio tra Viale Monza e Via Bipacco avevano visto e subito bloccato il 33enne che teneva fra le mani il Corano. Salire sulla volante, ha continuato ad urlare agli agenti: siete miscredenti, ebrei, dovete rendere conto a Dio. Nel frattempo i poliziotti hanno sentito le persone coinvolte nell'aggressione, nella fattispecie un cittadino ecuadoriano di 44 anni che è stato raggiunto dall'egiziano che gli aveva chiesto un accendino per la sigaretta. Alla risposta negativa il 33enne lo aveva strattonato alle spalle, afferrandogli lo zaino e facendolo cadere per poi trascinarlo per alcuni metri, prima di colpirlo con calci e pugni, urlando nel contemporaneo reiteratamente sia in italiano che in arabo: Allah è grande, oggi muoiono tutti, Dio è grande. La vittima, nel tentativo di difendersi, è stata anche morsa alla mano e alla testa prima di venire soccorso da una persona che aveva assistito alla scena. Una volta salito sulla volante della polizia, il 33enne aveva anche sputato verso gli agenti e preso a testate l'abitacolo, urlando infedeli agli agenti. Gli agenti della Digos milanese hanno anche effettuato nell'occasione una perquisizione domiciliare a Legnano, presso il luogo di dimora del 33enne, che da una verifica in banca dati è risultato avere precedenti di polizia, quali tra gli altri il fermo per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 30 dicembre scorso la misura cautelare in carcere a San Vittore, dove il 33enne egiziano si trovava, è stata sostituita con il divieto di dimora presso il comune di Milano e l'aggressore è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione della questura, che mercoledì pomeriggio ha provveduto al suo rimpatrio in Egitto. A Cilavegna invece tiene banco ancora il tema della sicurezza dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del sindaco. Abbiamo girato per il paese per chiedere l'opinione dei residenti. Sentiamo.
Giovani incivili e maleducati. Il dibattito sulla sicurezza è di nuovo aperto a Cilavegna. Nei giorni scorsi il sindaco Giovanna Falzone ha rimproverato alcuni ragazzi che hanno incendiato dei bidoni della carta e fatto scoppiare dei petardi in centro, in particolare nella piazza della chiesa, diventata meta di bivacchi alla sera, al punto che al comune tocca ogni volta ripulire la zona dai rifiuti lasciati in giro. Non solo, nei mesi scorsi sono state molte le segnalazioni anche di auto vandalizzate in centro e per due volte la statua dell'angelo nei pressi della chiesa è rimasta danneggiata, a testimonianza che un problema di carenza di controlli si trascina ormai irrisolto da mesi a Cilavegna. Sono in molti quindi tra i residenti a chiedere che vengano presi provvedimenti una volta per tutte. Qualcosa bisogna fare sicuramente, perché così non si può andare avanti. Sono ai 420 questi ragazzi, non hanno più stimolo, non hanno più niente per fare queste cose qua. Non riesco a capire. Dipende che controlli sono, se sono controlli, è che bisogna vedere poi i genitori come reagiscono e tutto, e anche quello, un disastro. Controllo c'è poco, non c'è come l'angelo dietro che continuano a romperlo e fare i dispetti anche alle cose in giro, non va bene. Si dovrebbe riguardare un po' le leggi più che altro, che è una cosa importante, insomma, ecco, perché qui in Italia le leggi, insomma, metterle in pratica poi è un po' dura. Per alcuni però si tratta di una battaglia impari, quella contro la maleducazione di alcuni giovani che imperversa per le strade di Cilavegna. Manca l'educazione o il comune può fare qualcosa, fare qualche problema? Il comune può fare qualcosa, però non è che si può fare più di tanto. Devo fare qualcosa sono i genitori e la scuola anche, genitori più che altro, perché danno sempre ragione i figli al giorno d'oggi. La sera ho una certura che viene anche a drumi qualche in piccolo, sì. Invece la San Fiora 13 anni fuori, 13 o 14 anni, sì. Anche noi adulti, nonni già, che se le diciamo qualcosa in giro ci prendono in giro e ci dicono solo parolacce. Il problema purtroppo cosa sarà? Sarà anche di noi genitori, sarà di la nuova generazione, non lo so. Non si può neanche riprenderli, perché poi è facile che chiamano i genitori perché li ha sgridati. È una roba impossibile. A Corsico invece il dibattito riguarda la possibile costruzione di un nuovo data center, l'allarme lanciato da Legambiente. La richiesta di costruire un data center a Corsico è una decisione che ora l'amministrazione Ventura vuole prendere dopo aver valutato a fondo la situazione. Alle porte di Milano, infatti, la possibilità di un nuovo insediamento in un'area verde ha fatto scendere in campo Legambiente, convinta anche nella sua sezione corsichese che prima di edificare da zero sia necessario riqualificare aree già cementificate e oggi dismesse. Il data center, infatti, potrebbe sorgere nei pressi dello svincolo della tangenziale Ovest. All'amministrazione comunale è arrivata la richiesta di cambio di destinazione ed uso da agricolo a produttivo di un'area da 105.000 metri quadrati. Il suolo assorbe la CO2, permette di trattenere acqua, permette di far fronte quindi a tutte le isole di calore, a tutti gli eventi estremi che in questo momento stiamo vivendo, e se è necessario costruire delle opere che abbiano una funzione utile allo sviluppo del territorio, è bene partire da quelle aree industriali dismesse, quindi bisogna riqualificare le aree che sono già costruite, trovare quelle aree da rifunzionalizzare, renderle disponibili per un nuovo sviluppo economico. Però non è più possibile pensare di consumare suolo e togliere terreni agricoli a una città come Corsico, che è già fortemente costruita e antropizzata. La giunta di Corsico sottolinea invece come nulla sia stato deciso. Questa è una fase preliminare esclusivamente di valutazione della proposta, spiega il sindaco Stefano Ventura. Il progetto è senz'altro complesso e proprio per questo l'amministrazione ha coinvolto nella valutazione
valutazione esperti esterni che possano fornire dei pareri motivati, tra cui proprio Legambiente. Il comune, ribadisce l'amministrazione Ventura in una nota, è da sempre sensibile alle tematiche ambientali, senza comunque sottovalutare quelle che sono le esigenze di un'economia che cresce e si sviluppa, rendendo necessarie quelle che in futuro saranno strutture strategiche. A Pavia adesso con le notizie, dove nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo CDA di ASM e adesso i sindacati chiedono un nuovo piano industriale. I punti fermi devono essere il rilancio delle attività e il nuovo piano industriale. Sono le richieste dei sindacati al nuovo CDA di ASM Pavia, fresco di nomina. Dopo lo scandalo giudiziario causato dall'inchiesta Clean, che ha portato agli arresti dell'ex presidente Emanuele Leboro e del direttore generale Giuseppe Chirico, entrambi accusati di peculato. È il segretario della UIL, Carlo Barbieri, a spiegare che serve un cambio di passo all'interno dell'azienda. Niente, finalmente abbiamo un nuovo CDA. Chiaramente, come hanno detto già loro, come ha detto il Presidente, dovranno affrontare i dossier aperti, perciò avrà bisogno di un po' di tempo per capire. Quello che interessa a noi è veramente che ci sia un piano industriale che guardi al futuro, perché è importante per la città, per i comuni che sono rappresentati all'interno di ASM, proprio per capire qual è lo sviluppo che potrebbe avere ASM sul territorio pavese e su Pavia città. Questo è quello che secondo me è fondamentale che affronti da subito già il nuovo CDA. I tre nuovi componenti del consiglio di amministrazione di ASM Pavia sono l'avvocato Giuseppe Roccioletti, che è stato nominato presidente, il commercialista Piero Schifino e l'imprenditrice Maria Elisa Boschetti. Tre figure piuttosto note in città e che arrivano da ambienti diversi, a cui è stato chiesto di prendere in mano le redini dell'azienda in un momento decisamente delicato. Al netto delle indagini, le attività della municipalizzata non si sono fermate, ha commentato Barbieri, ma è evidente che c'è preoccupazione tra i lavoratori, che ora aspettano risposte dalla nuova dirigenza. Ma sì, l'attività per quello che è quotidiano sta procedendo. Chiaramente i lavoratori non sono tranquilli, anche loro si aspettano di capire quali sono le linee che il nuovo CDA metterà in campo, proprio per garantire quella sicurezza di cui anche i lavoratori hanno bisogno e anche il sindacato è un po' preoccupato, perché come sappiamo poi bene le ricadute sono sempre a sfavore dell'ultima ruota del carro, che in questo caso purtroppo sono i lavoratori. Torniamo alla cronaca per il grosso rogo che si è scatenato in una cascina a Cisliano, per fortuna senza grosse conseguenze. Vediamo le immagini. Un incendio nel fienile della cascina Oldani a Cisliano e 21 pompieri al lavoro per domare le fiamme nel paese dell'Abbiatense. Il rogo si è propagato nel tardo pomeriggio di mercoledì in un capannone adibito a fienile nella cascina. Sul posto per cercare di domare le fiamme sono intervenuti ben 21 vigili del fuoco delle sedi di Via Sardegna, di Magenta, di Abbiate Grasso e di Rò. Le fiamme si sono sviluppate nel giro di pochissimi minuti a causa della presenza di 150 rotoballe di fieno. Per fortuna nessuna persona risulta essere rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai 6 mezzi dei pompieri, anche i carabinieri e i soccorritori del 118. L'incendio di Cisliano segue di pochi giorni un fatto simile avvenuto a Corbetta. Il 29 dicembre un ferramenta è andato a fuoco nel centro della città del Magentino. Anche in quel caso non ci sono state vittime, ma ciò che oggi è più importante è che in pochi giorni è partita una raccolta fondi che è già arrivata a 10.000 euro, soldi che serviranno per aiutare i titolari della ferramenta, che nelle fiamme hanno perso sia il loro lavoro che quanto di buono hanno fatto nel corso degli anni passati per costruire questa attività. Buone notizie a Vigevano per il nuovo ponte sul Ticino. Entro la fine del mese verrà pubblicato il bando per le strade secondarie di collegamento. È atteso entro la fine di gennaio il bando per le strade di collegamento al nuovo ponte sul Ticino, a Vigevano. Una notizia attesa in particolare nel momento in cui ANAS, alla fine di dicembre, ha bandito la gara d'appalto per la costruzione del primo tratto della superstrada Vigevano-Malpensa. Due opere che, come ha spiegato il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, devono viaggiare in parallelo. Il primo stralcio della superstrada per Malpensa parte infatti dal ponte sul Ticino in direzione di Albairate, toccando Ozero e Abbiategrasso. I costi delle rampe
rampe d'accesso al ponte sulla strada provinciale 494 nell'ultimo anno sono lievitati, arrivando quasi a 9 milioni di euro per i rincari delle materie prime. Da qui la ricerca dei fondi in una partita che ha visto coinvolte a lungo le istituzioni, governo e provincia e ANAS. Soldi in più che sono arrivati. Ora si tratta di attendere l'ultimo tassello burocratico, quello della gara d'appalto per collegare il nuovo ponte sul Ticino, a cui manca solamente il collaudo finale, come ha ribadito il sindaco Ceffa, dopo che nei mesi scorsi sono stati completati gli ultimi 23 metri. La partita, quindi, per Vigevano e il territorio non è ancora vinta, ma pare ormai vicina a una svolta decisiva. Cambiamo argomento perché continuano a chiudere edicole in Lombardia, il ritmo è di oltre 100 ogni anno. In Lombardia hanno chiuso 430 edicole dal 2019, significa più di 100 all'anno. A livello percentuale il calo sfiora il 20%, una tendenza che si riscontra in tutta Italia. A livello nazionale si sono perse infatti 2.700 rivendite di giornali. Lo studio è stato realizzato da Unioncamere elaborando i dati del registro delle imprese. Le chiusure sono più di quelle che emergono da quei dati, perché il problema non sono tante le edicole, il problema è il prodotto editoriale, è il prodotto editoriale che va male, non sono le edicole. Le edicole possono fare tante altre attività tra vendere prodotti e servizi e su questo si sta piano piano andando sempre meglio. Si stanno formando i nuovi imprenditori e i nuovi edicolanti, ecco. L'editoria non è che va male da internet, l'editoria va male dalla fine degli anni 90 in Italia e la colpa non è solamente di internet. Tendenzialmente gli italiani non leggono e non hanno mai letto. Il bambino fino a 12 anni va ancora in edicola. Il terzo editore più importante d'Italia è specializzato in prodotti per bambini. Per fare semplice, le figurine Panini non sentono minimamente la crisi. La crisi la stanno sentendo i quotidiani, che è quello che vengono certificati. A Milano il calo è dell'11,9%. Milano sta subendo qualcosa di simile a tutta Italia, però con un fattore negativo in più. La grande città, tutte le grandi città, si basano su vendere pochi titoli in maniera massiva, nel senso che una popolazione, diciamo, una certa densità, ricevevano pochi titoli e ne vendevano tanti, e abbiamo, diciamo, degli ambienti in cui lavorare che sono per cui di piccole dimensioni, che possono ospitare pochi prodotti. Per cui la grande città, che sia Milano, che sia Roma, che sia Torino, ma che siano anche nelle altre grandi città europee, stanno subendo molto di più la crisi dell'editoria, perché fanno fatica a inserire prodotti diversi. Guardare al futuro, allora, vuol dire reinventarsi. Se si guadagna di più vendendo lo speed al consumatore, perché quello chiede il consumatore, vendiamo lo speed o la PEC, non venderemo più i quotidiani o quant'altro. E sempre a Milano, Palazzo Marino lancerà l'avviso pubblico entro fine mese per 450 nuovi taxi. La nuova licenza per i tassisti a Milano costerà 96.500 euro, anche se ci saranno sconti per chi guiderà i taxi di notte e per chi effettuerà il trasporto disabili. L'obiettivo di Palazzo Marino è quello di lanciare l'avviso pubblico per 450 nuove auto bianche entro la fine del mese di gennaio. Come prevede il decreto asset approvato nei mesi scorsi dal governo, il ricavato della vendita delle licenze acquistate da chi parteciperà alla gara servirà a risarcire gli attuali tassisti dalla riduzione del valore di quelle che sono già in essere. La riduzione del valore della singola licenza taxi sarebbe quantificabile in poco più di 8.000 euro e per poter compensare i quasi 5.000 titolari di licenze attuali, il comune dovrebbe ricavare dal rilascio delle 450 nuove licenze una cifra complessiva pari a poco più di 39 milioni di euro. Nelle scorse settimane la prima bozza di avviso pubblico è stata inviata all'autorità di regolazione dei trasporti per un parere preventivo ed è proprio sul prezzo della licenza che è stata avviata un'interlocuzione tra Palazzo Marino e l'autority. La metodologia del comune per la determinazione del costo per le nuove autorizzazioni è stata ritenuta ragionevole dall'autorità, che però aveva suggerito di fissare 86.829 euro il costo della nuova autorizzazione.
Il comune, per determinare il prezzo, ha preso così in considerazione due parametri: il valore commerciale della licenza e la stima della percentuale di riduzione del potenziale introito, oltre che del valore commerciale di quella già in essere per ciascun tassista. Il valore commerciale delle licenze è stato stimato intorno ai 160.000 euro, un importo peraltro confermato anche dagli stessi tassisti. Ci spostiamo a Vigevano con le nostre notizie, dove è tempo di bilanci per l'associazione Astrolabio. Sentiamo. 40 eventi che hanno coinvolto 5.000 persone è il bilancio delle attività dell'associazione culturale Astrolabio di Vigevano, che ha tirato le somme del 2023. È stato un anno molto intenso, abbiamo tenuto una quarantina di eventi, sempre più o meno collegati alla nostra raccolta di libri, alle donazioni che ci vengono e che ci hanno permesso di raccogliere ad oggi e catalogare 27.000 volumi. Naturalmente noi lavoriamo, operiamo in modo volontario, in stretto collegamento con le biblioteche pubbliche, col sistema bibliotecario, a partire dalla Mastronardi, naturalmente. Astrolabio ha anche pubblicato una decina di volumi che spaziano dalla letteratura alla storia locale. Un evento particolarmente sentito dai lettori è la bancarella del libro. Ad aver riscosso particolare successo è stata quella natalizia. Noi non facciamo attività commerciale, la mettiamo a disposizione dei lettori, di tutti coloro che amano i libri e la lettura, e va nella direzione di promuovere questa meravigliosa attività che è lo scoprire attraverso i libri idee, personaggi, mondi, racconti. È andata molto bene, c'è stato un grande afflusso, in contemporanea avevamo anche una mostra di un acquarellista di Pavia e ha riscosso anche questo un grandissimo successo. L'associazione sta già progettando i primi eventi dell'anno. L'auspicio di Astrolabio è quello di vivere un 2024 stimolante come lo è stato il 2023. E sempre a Vigevano partiranno a breve i lavori per riordinare i banchi del mercato. Partiranno a breve i lavori di riorganizzazione del mercato di Vigevano. La giunta comunale da tempo vorrebbe vedere la disposizione dei banchi sistemata diversamente. La sistemazione odierna, infatti, lascia ampi spazi vuoti nella piazza. Con un riassestamento scomparirebbero e tutto sarebbe più ordinato. I lavori di riqualificazione di Palazzo Esposizioni, inoltre, impongono ormai una differente sistemazione. Tutta la parte degli alimentari sarà spostata verso l'angolo che dà su via Bramante. I banchi alimentari si troveranno quindi accanto a quelli del pesce. Verrà inoltre ridotta la segnaletica a terra. L'amministrazione comunale, per questo, parla di un miglioramento organizzativo ed estetico che porterà dei benefici. Il comune, nel 2022, aveva partecipato ad un bando regionale rivolto ai distretti urbani del commercio. In quella sede aveva presentato il progetto di risistemazione dell'intera area mercatale. Dalla regione sono arrivati fondi per 75.000 euro, non sufficienti per il progetto di riorganizzazione pensato inizialmente dal comune. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di modificare il progetto di partenza e di conseguenza sarà riorganizzata solo la parte dedicata agli alimentari. E a Pavia invece si aspetta l'Epifania senza dimenticare le famiglie in difficoltà. Vediamo. Più di un migliaio di dolci, tra cui le classiche calze della Befana, che verranno donati alle famiglie bisognose. A Pavia, il gruppo di quelli che credono nel Natale tutto l'anno ha organizzato una nuova raccolta benefica dopo quella del periodo natalizio. L'iniziativa C'è una calza per ogni bambino è giunta quest'anno alla 7ª edizione. Che senso ha, appena dopo le vacanze di Natale, fare un'iniziativa di questo genere? Il senso è quello di dare continuità agli eventi solidali, perché i bisogni non finiscono a Natale. I bisogni continuano purtroppo per tutto l'anno e siccome i bisogni sono in aumento, pur avendo la sensazione che gli indici economici generali stiano migliorando, ma in questo momento ci sono ancora tante esigenze e tante difficoltà, noi vogliamo con questo dare il segnale che ci siamo tutto l'anno, come si chiama il gruppo informale di quelli che rendono Natale tutto l'anno. Seconda questione che vogliamo riproporre è quella dell'iniziativa per chi dà il segno e per chi riconosce il segno, l'Epifania. L'Epifania è il segno che viene riconosciuto. Arrivano i re magi da ogni parte del mondo perché riconoscono che è successo qualcosa di incredibile nel nostro mondo. Ed è successo un fatto che dà il senso di come si possa essere solidali fino all'estremo.
A noi non è richiesto di dare queste prove di solidità, è richiesto molto meno, cioè di accorgerci di chi ci sta vicino. E questo è l'altro senso di questa festa. I dolci, oltre che alle famiglie, saranno consegnati anche a una decina di enti benefici attivi sul territorio. Sono stati tutti predisposti su prenotazione. Noi abbiamo già una decina di enti che dobbiamo beneficiare, oltre naturalmente tante famiglie che ci hanno richiesto la calza per i bambini, per i loro piccoli. E noi siamo contenti di poter soddisfare sia gli enti caritatevoli e sia le singole famiglie. È tutto, non ci sono altri aggiornamenti. Io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.